Nuoro ha già rinnovato la sua devozione nei confronti di Santa Maria della Neve, patrona della città, un momento di grande trasporto religioso non solo per i nuoresi, ma per tutti i fedeli della diocesi di Nuoro, di cui la Madonna della Neve è protettrice. L'epicentro dei festeggiamenti è stato la chiesa cattedrale dedicata a Santa Maria della Neve, in cui è stato officiato il solenne pontificale, concelebrato dal vescovo di Nuoro, Monsignor Mosè Marcia, con i sacerdoti del capitolo della cattedrale. Per Monsignor Marcia è stata anche l'ultima celebrazione ufficiale nelle vesti di capo della Chiesa nuorese, dal momento che a breve lascerà la diocesi di Nuoro per raggiunti limiti d'età e sarà sostituito dal Monsignor Antonello Mura, attualmente vescovo di Lanusei. L'alto prelato è già stato nominato vescovo di Nuoro da Papa Francesco e farà il suo ingresso ufficiale in cattedrale il 15 settembre. Una messa solenne cui sono intervenute le autorità civili e militari della città. Questo al fine di dare la giusta solennità ad una ricorrenza che, nonostante il modificarsi dei costumi della società nuorese, rimane nel cuore dei cittadini. Alla Santa Messa, animata dalla confraternita di Santa Croce, è seguita la processione mariana col simulacro della Madonna della Neve portato in spalla da uomini. Una processione in cui sono stati intonati canti sacri e che ha attraversato le vie del centro storico del capoluogo barbaricino. Una giornata di festa per i nuoresi che in tanti sono accorsi nella cattedrale per confermare la propria devozione nei confronti di Nostra Signora della Neve, patrona della città e della diocesi.